Buongiorno a tutti quanti, siamo ancora sulla serie che riguardano le tempeste e abbiamo iniziato la settimana scorsa la tempesta che troviamo nel libro di Atti. Oh, una parentesi, non so perché nella predicazione scorsa ho continuato a dirvi che è il capitolo 28, è il capitolo 27, è il capitolo 27 di Atti, il penultimo capitolo. E per cui siamo ancora sul capitolo 27, la tempesta. La settimana scorsa ci eravamo lasciati, vi ricordate, quando Paolo aveva detto sta arrivando una tempesta e non gli hanno creduto, il centurione ha dato affidamento al padrone della barca e al pilota della barca, sono partiti e si è scatenata una tempesta. Ma vogliamo vedere altre due fasi in questa tempesta per trarre insegnamenti della nostra vita. Dai la prima slide. Capitolo 27, versetti dal 18 al 26. Siccome eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno dopo cominciamo a gettare il carico. Il terzo giorno, con le proprie mani, buttarono in mare l'attrezzatura delle navi. Già da molti giorni non vedevamo, non si vedevano né sole né stelle, e sopra di noi infuriava una forte tempesta, sicché ogni speranza di scampare era ormai persa. Dopo che furono rimasti per lungo tempo senza mangiare, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: uomini, bisognava dare un ascolto e non partire da casa per evitare questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a stare di buon animo, perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi, ma solo della nave. Poiché un angelo del Dio al quale appartengo e che io seguo mi è apparso nella notte, dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare. Ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano oggi. Perciò, uomini, state di buon animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto. Dovremmo però essere gettati sopra un'isola. La situazione va di male in peggio. In pratica, sono a questo punto in mezzo alla tempesta. C'è una terza frase. La terza frase è questa. Non vi sarà perdita alcuna. Il versetto 22 che dice: ora però vi esorto a stare di buon animo, perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi, ma solo della gente. Allora, nella predicazione precedente, nei versetti precedenti, avevamo visto che Paolo aveva visto che ci sarebbe stato un grave danno, e soprattutto ha detto un grave danno non soltanto per le cose, ma anche per le persone. E ora invece afferma che nessuno perderà la vita. Grave danno per le persone significava chiaramente che se c'è un grave danno probabilmente si scappa il morto. Invece adesso dice: guardate, non tranquilli, perderemo soltanto cose, barca, saremo un po' sbaltati di qua e di là, un po' di lividi li avremo, però non muore nessuno. Però come mai? Cosa è successo? Aveva visto male la prima volta? Aveva visto male? Aveva confuso? Oppure aveva esagerato quello che stava vedendo? Sapete, io sono convinto che probabilmente Paolo, Dio ha fatto vedere a Paolo soltanto un pezzettino, non ha fatto vedere tutto. Ha fatto vedere la tempesta, ha fatto vedere che c'era una tempesta, ma non aveva fatto vedere i morti. Paolo ha detto: ok, vedendo la grandezza della tempesta, ha detto: in una tempesta del genere ci sono morti, ma non l'aveva visto. Sapete, spesso Dio ci dice le cose, non ci dice le cose tutte e tutte assieme, ma ce le dice un pezzettino per volta, un po' per volta, passo passo. E questo accade sia per le cose positive, ma altre volte accade anche per le cose negative, per le cose belle non ci fa vedere tutte quante insieme, ci fa vedere un pochino per volta, e alla stessa cosa le cose negative ci fa vedere un pochino per volta. Allora, perché? Perché Dio non è onesto con noi, non ci racconta tutto
ci racconta tutto quello che ci fa vedere il cammino dall'inizio alla fine, e dice: Marco, succederà questo, 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 poi succede questo, e alla fine succede questo. Allora, esistono principalmente nella Bibbia, vediamo, due motivi principali perché non si può. Il primo motivo è che lo fa per proteggerci. Chi lo fa per proteggerci? È una protezione a nostro favore, quello che Dio ci dà, non raccontandoci tutto quanto, tutto insieme. Dio ci conosce e sa che spesso non siamo capaci di fronteggiare e di avere tutte quante le informazioni tutte insieme, perché qualche volta dovremmo essere spaventati. E Dio è qui non per spaventarci, ma per salvarci. Dio non ci vuole spaventati, ma ci vuole salvato. Però secondo me non è questo il motivo del perché Paolo non ha visto tutto quanto. Paolo aveva spalle abbastanza grandi, Paolo era molto esperto, aveva passato altre tempeste, Dio gli aveva fatto vedere altre cose, era uscito con un bel po' di ammaccature e non è che si preoccupava più di tanto, anche perché poi tanto lui sapeva che la sua vita sarebbe ben presto finita, per cui non era questo, non è questo il motivo. Ma c'è un secondo motivo nella Bibbia del perché Dio non ci dice le cose tutte quante insieme. Il motivo è perché lo fa, perché è strategico alla sua opera, è strategico alla sua opera, affinché le persone lo conoscano e le persone lo accettino. C'è una strategia nel farci vedere un pezzettino per volta di quello che accade. Immaginatevi che Dio avesse fatto vedere a Paolo tutta la tempesta, no? Avesse fatto vedere che c'era una tempesta, che si andava in mezzo al mare, che tutti quanti avrebbero buttato la roba, il carico fuori bordo, il cibo, per cui gli strumenti per navigare. Ora, se lui avesse detto tutto questo, avesse detto dell'oscurità, della fame, quale sarebbe stata la reazione dei soldati, ma soprattutto dei marinai? Allora, vi dico, i marinai sono una categoria molto particolare, perché si dice da sempre che sono particolarmente superstiziosi. Particolarmente superstiziosi. Sono andato su internet, ho fatto un pochino di ricerche per vedere le superstizioni che ci sono tra i marinai. Allora, c'è una superstizione che data proprio dall'epoca di Paolo, che diceva che per i romani tagliarsi i capelli e le unghie quando il tempo era buono era di cattivo auspicio, per cui quando era tempo buono non ti dovevi tagliare capelli e unghie, i capelli e unghie soltanto se c'era la bufera. Poi c'è una superstizione italiana: mai portare in barca un ombrello, mai portare in barca, potresti trovarti scaraventato fuori acqua quando si arriva con questo in Italia, mentre in Francia mai parlare di conigli su una barca francese, perché ti buttano a mare, porta scarogna, porta sfortuna. E alla stessa maniera in Gran Bretagna mai portare delle banane a bordo, potresti finire in acqua, per cui è una categoria abbastanza superstiziosa. E che dite, quando c'è, ci fosse stato Paolo che raccontava tutte queste cose, che dicevano: senti, prima lo buttiamo subito, tanto è lui, porta scarogna. Sapete, c'era già stato un altro credente, molto prima di Paolo, che aveva sperimentato lo stesso problema, era stato in una tempesta e aveva sperimentato la superstizione, era Giona. Adesso c'è qualche versetto di Giona, dal capitolo 1, i versetti 4, 7 e 15, che dice così: il Signore scatenò un gran vento sul mare e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. Poi il versetto 7: poi si dissero l'un l'altro, venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi capita questa disgrazia. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Versetto 15: poi presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Per cui vedete che è pericoloso raccontare delle tempeste ai marinai.
un attimo. Qui in realtà è la propria colpa di Giona. Perché Giona, non so se ricordate, stava scappando dal Signore, perché il Signore gli aveva detto vai a Ninive e porta testimonianza ai Niniviti. E Giona, che era acerrimo nemico perché era israelita, cioè, e Ninive era il nemico giurato di Gerusalemme a quell'epoca, dice io per carità, e stava andando, Ninive sta qua in Medio Oriente, lui stava andando dall'altra parte verso la Spagna, per cui gli fa scatenare una tempesta. Per cui in questo caso era vero che era colpa di Giona. Ma se Paolo avesse raccontato tutto quanto, sarebbe con probabilità finito dentro i flutti del mare, assieme con gli attrezzi, assieme con il cibo. Tanto in fondo era un prigioniero. Sapete, Paolo non è che era un prigioniero tanto migliore degli altri, non è che era uno che doveva essere portato a tutti i costi a Roma, era lui stesso che aveva chiesto di essere portato a Roma, per cui era un prigioniero qualsiasi, e in fondo era soltanto un prigioniero. No. Qual era invece la strategia del Signore? Far sapere a Paolo lo stretto necessario, così che potesse dire a marinai e soldati quello che sarebbe accaduto, e accreditarsi come persona attendibile quando sarebbe accaduto. Che cosa intendo dire? Che Paolo dice: guardate che ci sarà una tempesta. Questi no, sì, vabbè, guarda che sole. Arrivano, c'è la tempesta, dicono oh, ma danno credito, chi è questo? Cominciano a farsi qualche domanda. Paolo infatti dice, uomini, bisognava darmi ascolto e andare a credere, ricorda, dicendo guardate che io ve l'ho detto, lo sottolinea dicendo è colpa mia, io ve l'ho detto e voi avete fatto quello che fare. Ora, in realtà Paolo avrebbe avuto tutto il diritto di prendere a male parole il centurione, che era quello che era voluto partire per forza. Dio gli faccia, oh, io te l'avevo detto, guarda, che hai combinato. E lì finire, fargli cuocere a fuoco lento nel brodo della loro paura e dei loro rimorsi. Bastava dire, te l'avevo detto qua, mettersi lì e aspettare. Sapete, spesso ne siamo così, non credete che sto dicendo una cosa a caso, perché quando vediamo qualcuno che è nei guai, perché magari non ha seguito un nostro saggio consiglio, tra parentesi, ogni nostro saggio consiglio non viene da noi ma viene da Dio, perché noi non siamo saggi di nostro. Alcuni dei consigli stupidi vengono da Satana, la quasi totalità dei consigli stupidi vengono da noi stessi. Per cui, se qualcuno non segue il nostro saggio consiglio, ci piace farli rosolare a fuoco lento, no? Farli vedere almeno per un po', quando potremmo agire, adesso io dopo intervengo, però adesso se lo merita il fatto, perché che non mi ha obbedito, non mi ha aspettato. Quando invece potremmo togliere subito quanto dal tirare, no? Paolo non lo fa. Paolo non si limita ad informarli, ma nella stessa frase, con lo stesso respiro, dice: ve l'avevo detto, però state tranquilli, qua non muore nessuno. Per cui l'ho detto, e se vi avevo detto che sarebbe successo, è successo, dovete darmi fede che qua non muore nessuno. Noi abbiamo come uomini una tendenza insana a far pagare dei conti cari, carissimi, salatissimi ai nostri colleghi umani, no? Ai nostri colleghi umani, salvo poi chiaramente perdonarli, nel senso, prima gliela facciamo pagare, poi gli perdoniamo. Gesù ha detto questo. Infatti, non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. Giovanni 3:17. Se io vi chiedessi il versetto prima, sono sicuro che tutti quanti potrebbero citarmela a memoria. Ok.
3, 2, 1, Giovanni 3, 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, perché chiunque crede in lui non perisca, ma per eterno. Lo scriviamo sui muri delle case, ce lo condividiamo tramite WhatsApp, lo mettiamo sulla nostra pagina Facebook, ce lo scriviamo sui pizzini che mettiamo in bagno, perché ci fa sentire bene. Ci parla della vita eterna, la nostra vita eterna, mica quella degli altri, mica quella dei nostri nemici, mica quella delle persone che non ci piacciono, mica quella delle persone che ci stanno antipatiche, mica quella delle persone che ci hanno fatto male. Per quelli è giusto che ci sia il giudizio, è giusto che venga il giudizio, è il minimo che ci aspettiamo. Ma sapete, la parte più importante, la missione impossibile, the mission impossible che Gesù ha accettato di fare, non era tanto Giovanni 3:16, quello lo faceva il Padre, ma la mission impossible di Gesù è Giovanni 3:17. Infatti Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Venire in un mondo ingiusto, ingiusto, non è giusto, tra gente scorretta e malvagia. Oh, sta parlando di noi, noi, io, te, eravamo così, in parte siamo ancora così scorretti e malvagi. Gesù, lui, santo, perfetto, che non può stare vicino al peccato, che viene non per giudicare ma per salvare. C'è una strategia in tutto quello che fa Paolo, in tutto quello che fa Paolo, per far vedere a Paolo quello, Dio gli fa vedere soltanto quello che basta, quello che serve, quello che è necessario, non per giudicare ma per salvare. Paolo avrebbe potuto giudicare i suoi compagni di viaggio come persone non credenti, infedeli e malfidate, perché non si erano fidati di lui. Invece gli ha fatto vedere soltanto un pezzettino. La strategia di Gesù in tutto quanto il suo ministero non è mai stata di dare l'informazione tutta quanta insieme, tutto, di raccontare dall'A alla Z di tutto quanto, ma è stato di far conoscere le cose un poco a poco ai suoi discepoli, un pezzettino per volta, non tutto quanto al primo incontro. Gesù non ha detto ai suoi discepoli la prima volta che li ha visti quello che dice in Matteo 16:24: se uno vuol venire dietro me, rinunci a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Non gli ha detto la prima volta, l'ha detto molto dopo. Ma la prima volta, vi ricordate che cosa è successo? C'erano due persone, tra cui uno era Andrea, che vanno e gli dicono: Gesù, maestro, dove abiti? E lui gli dice: venite a vedere. Ora, tra venite a vedere e venite a morire, c'è tutto un processo che porta le persone a conoscere Gesù, seguire Gesù e poi morire per Gesù. E quello è quello che succede in questo episodio. Dio gli ha fatto vedere soltanto un pezzettino perché vuole che le persone piano piano cominciano a conoscere la potenza di Gesù. All'inizio non sapevano nemmeno che Paolo aveva ricevuto il messaggio della visione da Gesù, non lo dice, poi dopo lo dice e piano piano lo rivela. Tra venire a vedere e venire a morire, Gesù intenzionalmente alza il fuoco sotto il fornello della vita dei propri discepoli, così che possano non essere spaventati ma possano essere pronti, possano essere disponibili ad accettare, ad ascoltare e a crescere. La strategia di Dio tramite Paolo non è quella della non fede del centurione. Il centurione sarà fidato del padrone e del pilota. Non è quella di far passare un brutto quarto d'ora al centurione e di dire: ah, Paolo te l'aveva detto. Ma è quella di aiutare Paolo a testimoniare di Gesù a poco a poco,
dopo aver costruito attorno a Gesù, attorno a Paolo, una donna di affidabilità, un rispetto dell'equipaggio, fargli credere che Paolo è veramente quello che dà consigli saggi e che vanno ascoltati, affinché le persone fossero aperte alla testimonianza di Paolo che avrebbe fatto e perché potessero accettare Gesù. Dio non ha fatto vedere tutto quanto a Paolo all'inizio, non ha spaventato l'equipaggio, e Paolo non è stato gettato in mare perché il versetto che abbiamo letto all'inizio dice che Dio voleva Paolo dentro quella barca. Dio voleva Paolo dentro quella barca perché voleva che le persone ascoltassero Paolo, sentissero quello che doveva dire, dando la possibilità di testimoniare di Dio, della potenza, e portare più anima a Gesù. Infatti la quarta fase è questa: appartengo, servo, offerimi. Versetto 23, dal 23 al 25. Poiché un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare. Ed ecco, tu hai dato Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Perciò uomini, state di buon animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto. Sia sottolineato, sia enfatizzato nella lettura tre aspetti. Paolo, veramente Dio attraverso Paolo, sta alzando il fuoco sotto la pentola per la testimonianza. La prima volta Paolo aveva detto soltanto: vedo una tempesta, c'era la visione della discesa, senza specificare chi o cosa stesse vedendo. Ma ora che ha l'attenzione di tutti quanti, perché le persone lo stanno guardando, ora che la profezia si è avverata, ora che Paolo ha avuto ragione, può, anzi deve testimoniare da chi sono arrivati quei messaggi che lui ha visto. Attenzione a come lo fa, perché è un'indicazione per noi, per sapere come testimoniare Cristo ai altri. Perché Paolo in fondo avrebbe potuto dire: me l'ha detto un angelo di Dio, e lì avrebbe detto una cosa vera, no? Ha dato l'informazione, l'informazione mi è arrivata da un angelo che mi è stato mandato da Dio. Marinai, soldati e prigionieri avrebbero saputo che Paolo credeva in Dio, e questo Dio parlava a Paolo. Ma Paolo non basta. Paolo aggiunge tre verbi: appartengo, servo, offerimi. E lui, Paolo, aggiunge questi versi perché ci sono tre azioni che Paolo fa verso Dio: appartengo, servo, offerimi. La prima parola che lui dice è appartengo. Piccola lezione, breve di etimologia. In greco appartengo è eimi, che qui hanno tradotto un appartengo, e giustamente hanno sintetizzato, perché quel eimi è una forma particolare, una forma che si usa soltanto in certi casi per enfatizzare una parola. È una parola abbastanza complessa. Eimi significa: è il motivo per cui io esisto. Mi dà la prossima, se noi lo studiamo nel versetto, Paolo sta dicendo questo: poiché un angelo del Dio, il quale è il motivo per cui io esisto. In italiano è la fetecchia, per quello che l'hanno tradotto con appartengo. Ma il significato è quello: il Dio per cui io esisto, non è chiaramente, c'è il concetto di appartenenza, ma io appartengo perché se non ci fosse quel Dio non esisterei io. Non so se è un concetto un po' complicato, un po' complesso. Io esisto, ci sono, solo dentro questa barca perché c'è Dio. Sta dicendo che c'è un Dio. La prima cosa che fa Paolo è quello di affrettarsi a dire che c'è lui perché c'è Dio, e lui senza Dio non ci sarebbe. Ora, Paolo viveva in un mondo
dove l'esistenza di Dio era una cosa abbastanza consolidata, nel senso, magari non tutti adoravano il Dio vero, adoravano tanti, tanti dei. Vi ricordo che a Roma attualmente ancora c'è il Pantheon, che significa tutti gli dèi. Che cosa significa? Che la cultura romana diceva c'è un Dio, ok, va bene. La stessa cosa succedeva nell'Areopago in Grecia. C'era addirittura un posto dove c'era una statua, un piedistallo senza una statua sopra, con la scritta sotto al Dio sconosciuto. Tanto è vero che Paolo, quando arriva, dice: ok, al Dio sconosciuto, bene, ma oggi ve lo faccio conoscere il Dio sconosciuto, che è quello, che tutti gli altri sono falsi, e l'unico Dio è quello che voi non conoscete, che io ve ne porto a conoscenza oggi. I romani invece facevano un'altra cosa, ti dicevano che c'hai questo Dio, ok, lo mettiamo dentro il Pantheon, uno in più non fa male, tutti quanti. Per cui c'era una consapevolezza che non era, non siamo qua soltanto come esseri materiali, non c'erano atei all'epoca, l'ateismo non c'era, erano tutti quanti credenti in qualche tipo di Dio. Ai nostri giorni è meno scontato. Ai giorni è meno scontato che le persone sappiano che c'è Dio, anzi, ai giorni nostri è più scontato che le persone dicano che Dio non esiste. Ti faccio una domanda diretta: lo sanno gli altri? Dici che cosa? Che tu credi in Dio. Sai perché? È una cosa che non si vede da fuori. Non è che girando c'hai un'aureola in testa che dice: ah, è quello che credi in Dio. Quindi, è una bella aureola, a me già la meditazione qua sopra. Le persone lo devono sapere. E come? Tu lo devi dire. Tu lo devi dire. Lo stai dicendo. Sai, non viene automatico. Non viene. Non si vede da fuori. Sei tu che devi rendere chiaro davanti a tutti che tu credi in Dio. Mi torni indietro, Benjamin. Che tu appartieni a Dio, poiché un angelo del Dio al quale appartengo, la cosa che dice Paolo è chiara: io appartengo a Dio. E la prima cosa che noi dobbiamo fare come testimonianza è di dire: io appartengo a Dio. Le persone devono sapere che noi apparteniamo a Dio se vogliamo testimoniare. Non possiamo fare a meno, non possiamo testimoniare di Dio se le persone non conoscono che la nostra vita appartiene a Dio e che noi esistiamo perché Dio esiste. La seconda cosa che dicevamo è servo. Ora, ai giorni nostri la parola servo, il verbo servire, l'abbiamo, la associamo soprattutto a che so io, al cameriere che ti porta al ristorante. No, scusi, mi serve la pasta, oppure che ne so, chi c'ha i soldi c'ha la domestica e che la tiene a servizio, per cui arriva in tavola con il brodo: signori, pranzo a servizio. Supponiamo che il servizio è dato da qualcuno che stipendiato, ferie pagate, contributi pagati, i contributi, mi raccomando, segnate le persone, contributi, sindacati che lo, no, quelli non ci sono, i sindacati che lo difendono, lasciamo perdere, ma comunque persone che sono dei lavoratori. All'epoca di Paolo chi è che serviva? Chi serviva? Gli schiavi. Non erano, sì, c'erano alcuni liberti che rimanevano, quelli che erano schiavi liberati, che rimanevano dentro le case come persone, come servitori, ma erano stati schiavi, Paolo che cosa dice affermando che lui serve? Che lui è schiavo di quel Dio, che lui è uno schiavo di Dio. Paolo stava affermando non solo che lui viveva perché Dio lo voleva, ma anche perché lui era il suo servo, era lo schiavo di Dio, sottoposto completamente alla volontà di Dio, perché uno schiavo faceva soltanto quello che Dio, che il padrone voleva. E Paolo sta affermando: io esisto perché esiste Dio e faccio tutto quello che mi dice Dio. Altra domanda diretta: è questo quello che vedono in te come credenza? Questo che le persone vedono in te come credenza? Se sei in grado di affermare
e gli altri vedono che la tua volontà è sottomessa alla volontà di Dio. È sottomessa. Le persone vedono che tra la decisione di fare quello che fa il mondo e la decisione di fare quello che fa Dio, la tua vita dimostra che tu servi Dio, sei sottomesso, sei sottomessa alla volontà di Dio. Paolo sta dicendo: io esisto perché Dio esiste e io sottometto la volontà mia, quella del mio Dio, perché io lo servo, io sono servo. Quello che afferma Paolo saresti capace di affermarlo oggi, sai, è importante perché che le persone vedano su di te la tua totale sottomissione. Paolo lo sapeva perché sapeva che le sue affermazioni sarebbero state analizzate a fondo, le affermazioni che fa qua sarebbero state analizzate a fondo dopo, perché ancora una volta stava profetizzando una cosa che ancora non era accaduta. Aveva profetizzato la tempesta e adesso stava profetizzando che sarebbero stati sbattuti su un'isola, ma che nessuno sarebbe morto, per cui le persone sarebbero andati a vedere, avrebbero fatto rewind, avrebbero riavvolto il naso per vedere quello che lui aveva affermato prima, quando sarebbe accaduto tutto quello che diceva. Paolo e gli altri erano in una tempesta, senza controllo, senza strumenti, senza cibo, esausti e nell'oscurità. Se il Dio di Paolo avesse fatto esattamente quello che diceva Paolo, che diceva Paolo, sarebbe stata una testimonianza. Il terzo verbo è ho fede. La terza cosa afferma che vive per Dio. Vive per Dio. Che è suo servo schiavo. Quello che afferma Paolo è ho fede. Tutto quello che Dio dice, io ho fede, avverrà. Avverrà perché ho fede. Tutto quello che Paolo stava dicendo, lo stava dicendo in fede, ve lo ripeto, non era ancora successo questa profezia. Per cui lui stava dimostrando che metteva la sua logica, che avrebbe dovuto dire che finiva male, che affondavano, nella fede di Dio che gli aveva detto: guarda che nessuno morirà. Sappi che su questa terra chi più o chi meno siamo tutti un po' naufraghi. Ognuno di noi ha avuto le sue tempeste, le proprie tempeste, e ognuno di noi sa quanto sono difficili e quanto sono dolorose, quanto sono difficili e quanto fanno male le tempeste. Forse alcuni di noi stanno ancora in questa tempesta, in questo momento, in una tempesta. Quello che affermi mentre sei nella tempesta, circa il tuo appartenere a Dio, il tuo servire a Dio e la tua fede in Dio, porterà gloria a Dio quando la tempesta sarà passata. Tutto quello che affermi quando sei nella tempesta circa il tuo appartenere a Dio, il tuo servire a Dio e la tua fede in Dio, porterà gloria a Dio quando sarà passata la tempesta e porterà altre persone che accetteranno Gesù. Fui attento a quello che dici quando sei nella tempesta. Devi parlare, devi affermare che appartieni a Dio, che servi Dio e che hai fede in Dio, ma non quando è passata la tempesta, quando sei nella tempesta. La prossima settimana vedremo che la testimonianza di fede assoluta di Paolo, di fede assoluta, la fedeltà che Dio ha fatto, ha avuto promettendo e esaudendo quello che aveva fatto vedere a Paolo, perché nessuno lo dirà, farà sì che Paolo a un certo punto che cosa farà? Farà la Santa Cena dentro la barca.
Paolo, lo vedremo la settimana prossima, spezzerà il pane, benedirà il pane, lo spezzerà, lo distribuirà. Paolo sta facendo la santa cena tra non credenti, tra marinai pagani, soldati romani e prigionieri in una barca alla deriva. Vediamo la settimana prossima per poter capire. Grazie Padre che tu mandi visioni ai tuoi fedeli, che tu ci parli, che tu non ci abbandoni e ci fai vedere quello che è strategico per te, per la testimonianza, per non spaventarci e per non spaventare gli altri. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito o sei stata colpita da qualche cosa che è stato detto oggi, prega queste cose non siano dentro nel tuo cuore. Signore, io ti ringrazio che esisto perché tu esisti. Io voglio guidarlo, voglio che le persone vedano, voglio dirlo a tutti quanti che io credo in te e che esisto perché tu esisti. E voglio anche servire te in maniera perfetta, essere un tuo schiavo, sottomettere la mia volontà a quello che è la tua volontà. Voglio che gli altri vedano che io sono tuo servo perché servo te e te soltanto. E io ripongo in me la mia fede, tutta la fede mia è nel, in quello che tu mi dici, in tutto quello che tu mi chiedi di fare io lo farò, perché ho fede in te che sei un Dio presente, che mantiene le promesse. Ti prego di aiutarmi per la fede, così come ha pregato il padre della bimba nei Vangeli, accresci la mia fede. Se la mia fede non basta, accresci la mia fede in te, affinché gli altri possano vedere la mia fede. E ti prego, Signore, fa che la mia fede, la mia sottomissione, il mio servire possa essere notato da chi mi è intorno per portarmi a te. Tutto questo te lo prego nel tuo santo nome, Signore. Amen.